Mi sto soffocando. Questo è l'intro. Ciao a tutti e a tutte. Ciao. Sì, mi stavo soffocando. Ci mancava lo scarraccio da vecchio West. Vabbè, niente. Con la sputacchiera. Allora, io sono Carmen. Io sono Angela. E insieme siamo le Martinos. Oggi un po' meno, cioè adesso un po' meno coordinate. Sì. E, se ci vedete sempre uguali. Sì, noi giriamo due video in genere. Sì, solito un paio di video il sabato, diciamolo, il sabato pomeriggio. Cioè, siamo onesti, il sabato pomeriggio noi giriamo un paio di video. Perché è uno dei momenti che ci ritagliamo per noi e per voi, proprio, sì, è il nostro momento, ci divertiamo tanto, quindi lo facciamo per questo, perché ci divertiamo. Se facciamo divertire anche voi, fatecelo sapere magari nei commenti, sempre garbatamente, anche se sono cose belle, sempre garbatamente, perché no, ormai... scatenatevi, se esatto, sono cose belle, scatenatevi, ci fa tantissimo piacere, ci piace avere un rapporto con voi, detto così può sembrare equivoca, ma nel senso una reciprocità, sì. Ecco, non ce uno la posso scambio, fare, uno proprio. Scambio, è molto bello. Poi magari se vi piacciamo anche iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e lasciate un bel mi piace. Se attivate la campanellina non vi perdete nessun nostro video, saranno sempre tutti serissimi, sappiatelo, sì. Perché noi siamo se persone. Volete poi qualche video veramente serio ce lo dite, non esatto, è un problema. Esatto, se avete qualche argomentazione seria. Noi ci esercitiamo tutta la settimana e poi dopo il sabato diventa. Esatto, noi di base siamo persone così. Così, esatto. Siamo anche serie, perché c'è la parte, la componente serie in tutti noi, c'è anche qualche video Never a Joy, che ha qualche momento Never a Joy, però... ok, basta, andiamo. Allora, bando alle giuggiole. Questa è una richiesta, come vi abbiamo detto in un video che vi lascerò linkato nelle schede, da qualche parte lo vedrete comparire, se non lo vedete comparire nei commenti, o se no sul nostro canale, e che ovvietà! Ah, iscrivetevi anche ad Instagram se volete, noi saremo più che felici e poi lì potremmo rispondere anche in maniera un po' più privata, sì, insomma. Sì, per cioè, carità, non assolutamente privata. Esatto. Ci sono i segreti. Segretissimi. Sì, iscrivetevi anche a Instagram. Giusto? Ah, sì, no, ha ragione. I video qua sul canale, stiamo facendo proprio cose a caso in questa prima parte. Usciranno il mercoledì e il sabato alle 15:30, in più avrete delle Martinos chicches che saranno a caso, cioè, completamente casuali. Di solito il lunedì, se siamo allora, se è brava quella che posta, se è brava quella che edita. Edita diversamente anche a caso. Esatto, okay? sono delle piccole... Allora, questa è una richiesta, se avete altre richieste voi ce lo dite, noi stiamo mettendo in scaletta quelle che avevamo e continuiamo a mettere in scaletta anche le nuove richieste, perché saremo più che felici di soddisfare qualsiasi vostra curiosità, sì. Anche su palette, trucco, non trucco, tutto, fatecelo sapere. Finché è nel lecito. Esatto, la prossima richiesta sarà un trucco, realizzeremo un trucco che ci è stato richiesto, che avevo io nel palette tag, se non erro. Sì, direi di sì. Quello delle palette dove l'abbiamo scritto, quindi sappiamo qual è, esatto. Il trucco, che voleva vedere anche come stava sulla mia tipologia di sulla occhio. Sulla sua palpebra, esatto, perché e io quindi noi ho l'occhietto incappucciato, quindi magari... Lo faremo. Esatto. Punto. Oggi, beauty case da viaggio. Come sono i nostri beauty da viaggio? Sono differentissimi perché... L'avete già visto nell'immagine di copertina, sì. Cioè è inutile. Le misure, cioè. Tra l'altro io ho anche il portapennelli appositamente comprato. Ma sì, comprato. Ma perché ho pensato, il beauty da viaggio che mi faccio di solito, senza contare che è un beauty inerente più il make-up. Sì, questo, sì, anche il mio. No, appunto. Però anche per viaggi solo con il bagaglio da quello da stiva. Esattamente uguale. Ma no, sono diversissime. Io pensavo fosse detto che sta fatto la valigia, il beauty. No, per... no, questi sono il mio beauty. Ah sì, ognuno è il suo. Allora... Sarà a caso, intanto vabbè, sì. Parto vai, subito facendo che questo, semplice. Questo lo tengo sempre pronto, nel senso che il massimo che faccio è tolgo, li lavo e li rimetto, sono i pennelli viso che porto in viaggio, ho comprato il kit da Beauty Bay in offerta, tra l'altro veniva dato anche proprio quella confezione che è comoda perché
funge da porta pennelli e ci ho aggiunto un paio di pennelli occhi io. Perché... Fa sempre bene, sì. Hai ragione. E li lascio nelle loro retine così evitano di spamparsi, di termine tecnico spamparsi. Questa è la parte più bella. Cioè, poi, premesso che io l'ho fatto perché quando sono in vacanza mi trucco ma molto meno. Io la sera mi trucco sempre, soprattutto se, no, se si esce. Cioè, io mi trucco giusto da essere presentabile. Cioè, nel senso, qualche uno non mi vede, faccio... Allora, cioè, da non spaventare anche che è in vacanza. Base. No, io la sera, se si esce, mi piace truccarmi. Al mare no, perché sono un animale marino, quindi sto sempre in acqua, sì, e sto con le maschere. Sì, abbiamo perché... comprato quelle della Decathlon bellissime. Quelle sono belle. Quindi, che sì, cosa mi trucca a fare se tanto sto sempre in acqua? Giusto, è animale marino. Sì, sono un animale marino. È un narvalo. Sono un narvalo. Sono un narvalo oppure sono un cetriolo di mare. Le cose proprio utili, cetriolo. Hai scelto l'essere più utile sai della... Sai cos'è? Che il narvalo vive nelle acque nordiche, quindi fa freddo. Sì. Invece, anche se il mio trucco oggi è molto acqua Elsa, nordica, molto Elsa style, con anche il cardigan Elsa un po' style. Sparaghiaccio. Io lo so, io lo so! Vabbè, okay, questa lo sai, io lo so e basta. Questa ok, sono dedicata a un'altra persona, però. Sì. Elsina sempre nel cuore, noi ve lo illuminiamo in continuazione, prima o poi lo vedrete. Sì, prima o poi ve lo facciamo conoscere. Allora, via viaggio. Cose a caso, va bene? Cose a caso, perché... Parto da cose a caso, sì, le prime che mi vengono, così mi libero pian piano di tutti. Allora, nel mio beauty da viaggio, così, non manca mai della skincare, perché se per caso mi dovessi dimenticare il primer, cosa che potrebbe avvenire tranquillamente quando faccio, questo fondamentalmente viene usato come beauty, come primer per me, oltre che proprio come creme per tutti i giorni, in base a quanto sto via modulo la quantità di creme che mi devo portare, e uso tutti i campioncini che mi danno. Ne ho veramente una scatola piena di campioncini. O uno scatolo. Una scatola. O uno scatolo, come vabbè, direbbe qualcuno che abbiamo, chiamiamo. Esatto. E lo scatolo, scatola. E sono comodi e quindi li uso in questo modo. Idem con patate, skincare. Generalmente io ho sempre un tonico, perché lo uso, quindi mi piace. E poi ho sempre un contorno occhi e... A caso i campioncini che pesco sono del crema in viso. Ok. Altra cosa che a me piace ed è un po' una mia fissa è il profumo. Io adoro i profumi e per esempio qua ho preso il campioncino dell'acqua di Parma, ma ne ho altrettanti perché tendo, mi piacciono e anche provare nuove profumazioni. Poi per casa ho le mie del cuore che non si toccano e che uso da una vita, però per uscire o per andare in giro fuori, uscire nel senso di viaggiare, i campioncini sono utili, quindi nel mio beauty non manca mai il profumo campione. Allora, o profumi campione, vado di pari passo come va lei, vediamo, cerchiamo di andare, oppure io ho comprato queste mini taglie, queste si trovano da Sephora, questa è dell'Erbolario, profumi roll, piccolini, così. Ah, ok. Poi vado avanti io. Vai avanti. Allora, spongi. Io prendo la più piccola che ho delle mie spongi, di solito, per portarmele dietro, e poi ho trovato questa confezione molto utile, che è fondamentalmente quella dei porta stuzzicadenti dai cinesi, che trovi a un euro, che in più ha tutti i buchetti, quindi permette anche alla spongi di respirare e non sporcarsi. Io la infilo qua dentro. Ci sta, si chiude, ordinata, e puoi anche tenerlo sempre aperto, pareggiata. È geniale questa cosa, infatti spugnetta, prendo una spugnetta piccola anch'io, soltanto che a differenza sua poi tengo tutto, perché qua c'è le cose, c'è il beauty da viaggio, io ce l'ho sempre bene o male pronto, perché così... Oh, per carità. Nelle buste dell'IKEA io metto tutto. No, la quantità è bella vederla. E l'altra cosa, spugnetta che porto sempre, è il... Quello delle ciprie ottocentesche. Sì. Il puff, io lo chiamo puff, però non so come si chiami. Sì. E quello piccolino li ho presi apposta perché io la cipria me la do in genere con questi. Anche a casa. No, ho quello grande a casa, però il puffettino. Carino. Basta. Poi, cipria. Cipria, ho messo la cipria in questi mini puttini della Neve Cosmetics, che sono quelli degli ombretti.
e tutte le volte che mi serve, adesso c'è questa bianca, però vado a riempirla e di solito poi me la do con comunque con la sponge, tendo ad utilizzare la spugna. Cos'è sta sponge oggi? La spugnetta. Ed eccola qua, piccolino, comodo, giusto per una pochettina così piccola. Beh, comunque può essere anche utile perché uno vede diversi tipi di beauty, uno esatto, grande, uno piccolo. Ok, vai. Allora, io naturalmente faccio sempre le cose, vi metto già che stiamo facendo i prodotti per la base. Io ho il primer, generalmente tengo sempre questo o ne porto uno di quelli piccoli mini size. Questo lo devo finire, è uno di Essence. E come cipria io ne ho due. Una l'ho messa in un barattolino di Neve Cosmetics, che è quella che uso per il contorno occhi, e l'altra uso, compro delle mini taglie da Sephora, e ad esempio adesso è la Ultra HD di Make Up Forever, ma ne ho anche un'altra già di KVD Vegan Beauty, quindi uso in genere queste mini taglie. Ok, compatte. Poi aspetta che poi io mi sono dimenticata due pezzi che però faccio molto presto a prendere. Ok. Poi, correttore, allora vabbè, no, sì, correttore, allora io ho questo qua, però è in doppio, perché adesso vi faccio vedere come lo uso io, non è che l'ho tolto e mi sono dimenticata di rimetterlo dentro, sì. Sarei veramente un must, l'ho dimenticato, ti sei dimenticato, vabbè, dillo, pezzo. Vabbè, lo dico, e allora io solitamente ho questo, questa è solo la confezione esterna, cioè nel senso io questo qua, qualsiasi correttore sia, siccome di solito è liquido, io travaso un po' di correttore in base a quanto sto via, perché non mi piace sprecare prodotto, e lo inserisco qua dentro in modo tale che io ho sempre il correttore che poi stendo. Poi usando, che me lo sono dimenticato purtroppo facendo, rivedendo un po' la pochette, perché adesso era mezza vuota perché è più di un anno che non si viaggia, ho una poi di quelle penne correttore col pennellino, che io uso proprio il pennellino per andare un po' a sfumare o metterlo dove meglio dove meglio mi aggrada o dove ne ho più bisogno, insomma. E questo è il correttore. Allora, correttore invece io ho sempre un correttore solido, perché lo trovo comodo da poter utilizzare sia come correttore che come fondotinta, quindi un prodotto in uno, e in genere, giusto per non farci mancare nulla, porto un campioncino di fondotinta. Vai, fondotinta. Allora, il fondotinta anche qua, Cosa ti fai la figa, figurati, tu addirittura hai due correttori, io ne ho uno. No, è un correttore e il pennellino del correttore. E poi basta. Fondotinta. E il fondotinta. È un po' uguale il fondotinta. Campioncini tutte e due. Campioncini. Campioncini come se piovessero. In molti acquisti me li faccio dare apposta perché mi piacciono, che sono comodi e poi dopo butti via. E quindi tra l'altro... liberi spazio per tutte le robe che compriamo. Quindi campioncini. Qualsiasi. Poi vai avanti. Poi facciamo l'eyeliner. Eyeliner io uso questo qua solitamente, che adesso poverino sarà anche un po' secco, ma perché l'ho usato abbastanza. Questo ultra sottile che mi piace moltissimo di Zoeva, che io amo. Funziona ancora. No, vabbè, lo uso allora. Pensavo fosse secco, purtroppo non l'ho provato, però funziona ancora. Di Zoeva questo è il pennino, io mi ci trovo benissimo. E mi piace perché occupa pochissimo spazio essendo così slim. Io in genere come eyeliner uso l'eyeliner del momento, quindi vi ho preso quello lì da lì dietro prima, l'avrete visto, perché prendo l'eyeliner che ho nella postazione. Ok, poi facciamo viso. Dai, facciamo viso. Allora, io viso sono, diciamo, non mi piace avere 10.000 prodotti, quindi cosa faccio? Ho una palette occhi base, che è quella di Zoeva, la Cocoa Blend, che mi piace la Cocoa Blend, che mi piace tantissimo, perché è un passepartout, nel senso che ha un sacco di colori che possono essere usati al posto di blush e terra, e quindi tipo questo qua, che è un colore matte, quindi non ha glitter e nient'altro, io lo uso spesso come terra, e invece sia questo... colore, cos'è, un rosso più o meno, sì, che rossastro. Si chiama adesso Warm Notes, Warm Notes, ok, cosa ho detto? Basta, e sono senza ciglia finta, ah. Oppure quest'altro, il Freshly Toasted, questo qua, io li uso modulandoli un po' come blush,
con questo pennello utilissimo che comprai una vita fa da Kiko, ed è mio, lo adoro se non amare proprio, perché è così piccolino ed esce fuori ed è morbidissimo. Io non lo trovo più, ma se ne trovassi altri così li ricomprerei al volo. Io qua no, non ce la farei mai a fare quello che fa lei. Io ho una palette, questa della Sleek, in un calendario dell'avvento o in uno di quei di crackers, io li chiamo. È sempre, credo, di Look Fantastic comunque, dove c'è terra illuminante e blush luminoso e come polvere viso altre per gli occhi. Ragazzi, non ce la farei mai. Io non ce la farei mai, poi mai. Quindi devo portare sempre una palette tutta matte, neutra, o questa, oppure anche una un po' più piccolina. In genere porto questa, che è quella della Revolution, che è il dupe, la copia di quella di KVD, Vegan Beauty, o era Kat Von D all'epoca. E poi porto sempre una palette che abbia tanti tanti shimmerini, e in genere ricado sempre sulla scelta di o quella di Make Up Revolution, per... è caduta la cartina, oddio, porca foglio. Miseria! Dov'è? Non la vedo, aspetta che non ci voglio passare. Adesso vi rendiamo partecipi di tutto noi, perché è bello così, nel mentre io continuo a parlare, che generalmente ricade o su quella di Soft X o questa di Carmi Mua, perché ha una linea di shimmer che mi fa letteralmente andare giù di matto, perché è bellissima, è la Make Magic. Ok, io, come avete visto, uso sempre, cioè questa è la mia pochette da viaggio veramente smart, ok? Perché se devo fare dei viaggi un po' più lunghi, o che magari allora magari porto una palette occhio un po' più particolare, ma diversamente Più particolare. Sì, esatto. Devo prendere una cosa. Ed è sempre questa che uso anche per gli occhi, e l'unica cosa che metto extra è quando lo trovo, come in questo caso, l'illuminante, e metto questo di Becca perché è un illuminante piccolissimo che ci sta veramente bene. E questo non trovo, vabbè, è fatto. Io sono qua di fianco, ma che cosa stai camminando? Ho perso un pezzo, ma fa niente. Posso andare avanti io intanto? Sì, anche se non ci sei. Sì. Mi sento un po' abbandonata, ecco, però mi sono tornata. Poi come stendo i cosi, gli ombretti, i cosi con i miei pennelli 4. Basic, tutti piccoli. Sono fatti apposta, quando li ho trovati li ho comprati, tipo questo della MAC che era in super offerta, però è piccolissimo, infatti anche a casa, che non li tengo sempre chiusi, ho creato apposta una loro postazione, che è praticamente il fondo delle uova di Pasqua, che serve per tenere gli ombretti piccolini, i pennelli piccolini, e tendenzialmente ho questo che doppio con lo sfumino e questa porzione qua. Ne ho uno un po' più di precisione, idem, e poi uno ultra fine, che serve se uno volesse anche per le sopracciglia. Posto, io ho finito i miei pennelli. A differenza tua che avevi tutto. Di cosa c'è dopo tu? Quanta roba hai? 3. Io ne ho un po' di più. Vai, vabbè, fai tu. Sopracciglia, generalmente porto le matite di Zoeva perché le amo. Queste io le compro e le ricompro perché sono fantastiche. Sono due matite di due colorazioni diverse, perché io ho sopracciglia molto fini, anzitutto, bisogna dire questo. Quindi me le devo disegnare. E ho fatto il tatuaggio, ma lo devo tornare a ripassare. Una un po' più scura per il fondo, una un po' più chiara per l'inizio e per dare tridimensionalità, insieme a uno dei mascara di Essence per sopracciglia, mi piacciono tantissimo, e poi un mascara per ciglia mini taglia sempre, perché sono comode. Allora, parlo dei miei, tanto matita occhi, che non può mai mancare. Prima avevo una matita che ho poi declatterato in un vecchio nostro video, che era Altina Così, perché quelle matite spesso le tengo proprio quando diventano piccole, le tengo per questa pochette. Diversamente questa della Essence, perché a parte che ce n'è pochissimo perché questo è residuo, ma sono comode perché non vanno temperate, quindi non portandomi temperini, infatti quelle piccoline le porto quando sono viaggi molto brevi, che quindi anche se la uso 2-3 volte poi la matita, la mina, insomma, si appiana, insomma, possono temperare. Diversamente Si appiana, insomma, quella cosa lì. Diversamente queste porto se devo fare viaggi più lunghi, perché sono comode che non vanno temperate, quindi mi evito il temperino.
Poi, come lei, per il mascara non lo apro perché è nuovo e non voglio che inizi a partire la scadenza. E questo qua, ho messo questo di Anastasia Beverly Hills, ma ne ho veramente forse 5-6, perché tutte le volte che o in un kit o come omaggio, tipo ce n'ho uno di Gucci che è grande così, che è stato un omaggio, li tengo da parte apposta perché li uso per i viaggi. E poi io ho le labbra. Ok, puoi dire le labbra, perché tanto io le labbra, l'unica cosa che è il burro di cacao in borsa quando viaggio. Tendo al massimo, se so che devo proprio, su viaggi lunghi e c'è una serata, mi porto un rossetto, ma io mi trucco molto poco le labbra. È la differenza, ma che piacciono. Sì. Io ho un prodotto labbra, ci deve essere sempre nella mia fourchette, e di solito porto queste, ma perché sono un po' datate e sono fuori produzione, non capisco perché io me ne ero innamorata. E sono si chiamano Kiss Design, il penna rossetto a prova di bacio della Neve, all'epoca si chiamava Neve Makeup, perché ancora è nominato così, ma Neve Cosmetics. Questo rossetto è così, non si vedrà mai. È un pennarello? No, è secchissimo, è secco, non funziona più. Vabbè, lo butterò, è secco purtroppo, ma avrà tantissimi anni. Scrivevano benissimo, duravano un'infinità di tempo, con colorazioni, io ne ho 3, adesso dovrò vedere anche gli altri 2, però sono veramente eccezionali, peccato che non li fanno più. Diversamente mi porto una tinta labbra, però questi mi piacevano perché erano a pennina, sottilissimi. Sì. Adesso io non ho finito, quello che cercavo prima era un contenitore che uso per portarmi un paio di ciglia finte, perché ad esempio una cosa che porto sempre sono le ciglia finte, quindi in genere contate che è un contenitorino più o meno simile a questo qua, che era quello del correttore, fatto apposta, era di delle caramelline alla menta che aveva mia mamma in latta, quindi con la parte rivestita in plastica, quindi è comodissimo per le ciglia finte perché si pulisce anche facilmente, e naturalmente ho ottenuto 2 mini colline delle ciglia finte. Queste erano di un paio di ciglia finte di Dior, e questa qua è una mini colla della Duo che tengo sempre lì dentro, perché così sono comode, poi di colla ne basta veramente un filo. Poi, altra cosa che ho comprato apposta è la mini taglia del MAC, il Prep and Prime. Questa adesso l'ho ririempita perché l'avevo finita, questo è l'unico, perché da MAC, non so se lo sapete, c'è la logica che tu vai nel negozio, porti indietro o 2 o 3 barattoli, non mi ricordo. Sono 6 veramente. Sono 6? Ah, cavolo. Sono rimaste indietro. Dovrebbero essere 6. Sì, comunque portate indietro i barattolini vuoti e loro danno un prodotto in cambio. Sì, un rossetto. Quindi, io questo qua non lo riporto indietro per il semplice motivo che è comodo, quindi lo uso e lo riuso. Lo riempio sempre con un'acqua spray. Poi, tu hai finito tutto? Finish. Io ci ho messo anche, porto sempre un gel detergente con questa che è di Make Up Eraser, che è la spugnetta struccante. E altra cosa che non devono mai mancare nella mia pochette da viaggio, era più grande e si vede il perché, un rasoio, indispensabile per me, 2 pinze. Io l'ho tolta, pensavo fosse proprio tipo più... Sì, no, ma però... tanto lo tengo poi in quella che uso con i dentifrici. Perché io ad esempio in quella non li metto, perché in realtà io poi mi appoggio anche sugli etichette del mio compagno per dentifrici. Sì, anch'io, ma il dentifricio ho quelli piegabili, quindi... Comunque, delle pinzette... Queste le ho comprate apposta, le devo portare sempre, le pinzette. Anch'io, ma tanto ce l'ho nel kit, pinza, forbice, pulisci unghie e tutto. Ok, yeah. Una molla per capelli, no. Con un elastico attaccato di quelli tipo l'Invisibubble, quelli lì, però questi li ho presi da Primark. E pinzette per i capelli. Queste nello specifico sono da orecchie da gatto, prese su AliExpress, perché molte cose che porto generalmente in viaggio sono robe costosissime. Basta, finita. Infatti è quello l'importante, cioè spesso bisogna anche portare cose che siano economiche, perché come è successo a me nell'ultimo viaggio che abbiamo fatto, mi hanno perso il bagaglio a mano totalmente, si è perso, non è mai più tornato indietro. Gliel'hanno fatto imbarcare e non si sa perché. È svanito. Non, e quindi... almeno uno, se non ha prodotti tanto costosi, fa meno male. Esatto. E basta. Va bene, abbiamo finito. Questi sono i nostri abiti da viaggio. Avete visto 2 opzioni. Una grande... la metà dell'altra. No, quella metà, un terzo, guarda.
Aspetta, c'è da dire però che in questa sacca io ci metto anche i pennelli. No, due, dai, la metà. Cioè, ci metto tutto anch'io il prodotto. Anch'io ci metto i pennelli. Sì. Ah, quindi per farci stare, in genere io metto i pennelli sotto. Che dà forma. Che danno, fanno il culetto. Dà forma. E poi dopo ci metto tutti gli anch'io altri. Anch'io però c'ho i pennelli. Sì. Comunque, questa è la mia sacca e questa è quella è la sua. Cioè, proprio uguali. Ugualissime. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Vi mandiamo un grandissimo bacio. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!